Grande partecipazione e intensa preghiera nella veglia missionaria per la Giornata Mondiale Missionaria 2023, che si è svolta presso il Monastero delle Clarisse di Lecce, presieduta dall'Arcivescovo Michele Seccia. Contento e pieno di speranza nel vedere una così sentita partecipazione al momento, invitando, con fermezza e convinzione, a pregare in particolar modo per la pace. Stasera siamo convocati a pregare per le missioni e per la pace. Insieme, che è la prima missione che Cristo è venuto a compiere, portare la pace del mondo. E questa pace che diventa anche costruzione di rapporti umani, recupero di quelle strategie di alleanza che provvedono, si preoccupano e si adoperano concretamente per realizzare una felice armonia tra i popoli anziché le contrapposizioni. Quando si ha l'impressione che all'orizzonte ci siano queste ombre, come pare anche recentemente, allora la preghiera si deve intensificare, perché ciò che non riusciamo a fare come uomini possa la potenza dello Spirito Santo e la grazia di Dio aiutare ad arrivare a questo convincimento. Il tema della veglia è stato cuori ardenti, piedi in cammino che annunciano la pace, ed è stata organizzata dall'ufficio missionario diocesano, guidato da Don Gianni Ratta, insieme alle sorelle Clarisse della comunità leccese, che per la seconda volta aprono le porte del loro piccolo convento per accogliere questo speciale momento molto sentito e partecipato. Ogni anno l'ottobre è caratterizzato dal tempo per le missioni, dalla preghiera e anche dalla solidarietà per le terre di missione. Ogni anno nella nostra diocesi, come in tutte le diocesi, ci sono tante iniziative per questo mese dell'ottobre missionario. In modo particolare rilievo lo prende sempre la veglia missionaria. Quest'anno per la seconda volta vissuta qui al Monastero delle Clarisse nostre qui a Lecce. Il tema di quest'anno è un tema molto particolare e bello, cuori ardenti e piedi in cammino. E la coincidenza ha voluto pure che questa nostra veglia missionaria quest'anno fosse anche con la giornata indetta dalla CEI di preghiera e di digiuno per la pace in Medio Oriente, così come in questi giorni stiamo vedendo e ascoltando purtroppo che sta accadendo in terra d'Oriente. Cuori che annunciano il Vangelo, che testimoniano Cristo, ma che soprattutto sono costruttori di pace. Quindi il binomio ci sta bene insieme, annunciare il Vangelo della pace, perché la pace poi è Gesù Cristo e il suo Vangelo che arde nei nostri cuori e mette in moto i piedi per annunciarlo agli altri. I partecipanti hanno condiviso la gioia e l'emozione di poter poi ascoltare la testimonianza di Suor Mimina, salesiana dei Sacri Cuori, missionaria per 22 anni tra Paraguay, Brasile, Tanzania e Ruanda. Dalla preghiera, dall'adorazione, noi attingiamo, ecco, quelle forze necessarie per poter annunciare Cristo. Non si può annunciare ciò che non si conosce.
E la conoscenza viene attraverso la relazione con l'altro, attraverso la relazione con Gesù. E solo la preghiera, questi momenti, non solo questi momenti, ma la preghiera anche personale, l'incontro di questo Cristo che vive in noi, che bussa forte ai nostri cuori per poter essere annunciato. Allora questo è super importante, non possiamo essere missionari se non partiamo dai piedi della croce, dove Gesù si è donato per amore a noi. Da lì prendiamo la forza per poi donarci agli altri. La sua testimonianza ha dato prova di un vero cuore ardente, spinto a seguire il Signore per le strade del mondo, essendo testimoni credenti e credibili del suo amore e annunciatori di pace con la nostra gioia cristiana, anche dove la gioia sembra non esserci. Missione oggi significa pace. Pregare per i missionari significa pregare per la pace, oggi e adesso più che mai. Ad un momento di alta spiritualità. Non abbiamo sentito delle urla, ma un modo di pregare, che a volte arriva anche a gridare, quasi che il Padre Eterno fosse un po' sordo. Però siamo noi che, presi dalla nostra angoscia e dalle nostre paure, vogliamo gridare più fortemente possibile. Ma in questo grido dobbiamo anche percepire la certa speranza di essere esauditi. Allora la preghiera è completa, perché la garanzia della vittoria è questa, guardate: la risurrezione, la crocifissione. Perché Cristo, sì, è morto in croce, ma è risorto. Quindi l'ultima parola è la vita eterna. Auguri a tutti e grazie. Grazie, cara Marta. Definirlo un successo è sicuramente riduttivo. Il concerto di sabato scorso dal titolo dantesco A Riveder le Stelle, con l'orchestra sinfonica e il coro polifonico Octava Diesa, diretto dal noto compositore Monsignor Marco Frisina, maestro della Pontificia Cappella Pia Musicale Lateranense nella Basilica di San Giovanni in Laterano in Roma, che si è svolto nella Basilica di Santa Croce a Lecce, è stato un tripudio di musica, canto, preghiera e commozione. Tanta musica per dirigere il pensiero verso chi è in difficoltà, per aiutare bambini dalle aree più povere dell'Africa e per far diventare medicina narrativa anche l'arte del pentagramma. Si giustifica questo titolo perché alla fine faremo il Vergine Madre dall'opera, dalla mia opera Divina Commedia. Ma in realtà il filo conduttore è come fatto a capitoli, in cui la vita di alcuni santi, come Antonio, Francesco, ma anche la testimonianza, Caterina, ma la testimonianza anche di fede di questi giganti, ci porta a vedere la nostra vita protesa verso le stelle, verso, che significa per Dante il paradiso, significa il mondo di Dio, che in questo momento storico così difficile e triste è importante ribadire. L'uomo, nonostante tutto, è fatto per Dio, è fatto per le cose di Dio, è fatto per la grandezza, è fatto per le stelle. E allora forse rivedere le stelle è una speranza. Un itinerario spirituale introdotto dalla vita e dall'esempio di San Francesco d'Assisi nell'ottavo centenario del dono delle stimmate al Santo Poverello. La Basilica, nella volontà dell'Arcivescovo Monsignor Michele Seccia, è un centro spirituale e culturale, dedicato alla bellezza, e con questa iniziativa ha accolto la bellezza della musica. Il filo rosso che ha legato tutti i pezzi eseguiti e la gioia e il desiderio di lodare Dio di coloro che hanno fatto esperienza della presenza del Signore. La serata è stata fortemente voluta dall'Istituto Santa Chiara,
La fondatrice dell'Istituto, Francesca Torretti, ha illustrato l'impegno della casa di cura a servizio di chi non è nelle condizioni di accedere ai servizi sanitari nei paesi più poveri dell'Africa e ha presentato il progetto della medicina narrativa, una disciplina che, utilizzando parole, musica e fiabe, concorre a migliorare la salute di tutti, persone, comunità, lavoratori, non ultimi gli operatori sanitari nel singolare momento storico come quello attuale post-pandemico. La serata è stata l'occasione anche per realizzare uno scopo benefico, una raccolta fondi per sostenere la Casa di Sandra, un centro a Bujumbura in Burundi, dove dal 2006 sono accolti, nutriti e protetti bambini destinati all'inedia e all'abbandono. Tante sono le necessità che Sandra Cagnana deve affrontare ogni giorno per provvedere a tutto il necessario per questi piccoli privi di tutto. Abbiamo organizzato, partecipato all'organizzazione di un evento così importante e perché ci piaceva anche la finalità dell'evento stesso, dare sostegno a Casa di Sandra, che è un centro di accoglienza per minori che altrimenti sarebbero destinati all'abbandono e all'inedia. Abbiamo voluto conciliare però anche la nostra esperienza e la nostra sensibilità nel trattamento dei pazienti che hanno bisogno delle nostre cure, perché vorremmo introdurre questa sera il nostro dipartimento sulla medicina narrativa, finalizzata a migliorare la relazione paziente-operatore sanitario, a precisare meglio la diagnosi e l'intervento di cura, migliorando nello stesso tempo anche la relazione empatica e il confronto con il paziente. È stato un itinerario fra alcuni tra i più intensi brani composti da Marco Frisina, destinati alla musica liturgica, agli oratori, dedicati a importanti personaggi della cristianità e destinati perfino alle colonne sonore. Il coro Octava Dies, sotto la direzione di Don Daniele Albanese, condivide da quasi 30 anni l'esperienza della preghiera nel canto e riunisce cantori provenienti da diverse parrocchie della città di Galatina, ma anche di Galugnano, Giugianello, Bagnolo, Curzi, Maglie e Brindisi. Beh, è sempre stata una bellissima esperienza, ne ho fatti diversi di concerti, soprattutto a Galatina, però devo dire che anche qui a Brindisi, però devo dire che la cosa bella è che si condivide con loro, come con altri cori mi capita in tutta Italia, anche all'estero, attraverso la musica si condivide la fede cantata e questo crea una solidarietà, un'amicizia che solo cantando le lodi di Dio si ottiene. Applausi scroscianti per il noto autore durante tutta la serata. Non è stato solo un concerto spirituale, ma un'occasione per prendersi cura della propria interiorità, nonché una catechesi, come hanno commentato commossi molti spettatori al termine del concerto. La musica di Monsignor Frisina, nel raccoglimento di questo specialissimo incontro, ha offerto ai presenti e a questi amici lontani il dono di una bellezza unica, perché condivisa e narrata con uno stile di solidarietà, orientando il cuore di chi canta in una certa direzione e nel canto sacro il fine di questo orientamento del cuore è verso Dio. Nei giorni scorsi si sono svolte le celebrazioni conclusive del primo centenario dalla morte di San Filippo Smaldone, voluto dalla provincia di Lecce e dal comune di Lecce, in collaborazione con l'arcidiocesi di Lecce e le suore salesiane dei Sacri Cuori. In tutto due giorni di iniziative rivolte all'intera comunità salentina per celebrare il pioniere dell'opera educativa e sociale in favore delle persone sorde. Le celebrazioni del primo centenario della morte di San Filippo Smaldone, nato a Napoli il 27 luglio del 1848 e morto a Lecce il 4 giugno del 1923, beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 12 maggio del 1996 e canonizzato da Papa Benedetto XVI il 15 ottobre 2016, sono state avviate il 15 ottobre 2022. Don Filippo Smaldone ha speso tutta la sua vita impegnandosi con un forte spirito missionario a promuovere l'educazione e l'inserimento lavorativo e sociale delle persone sorde, in un'epoca in cui erano considerate non autosufficienti, incapaci di intendere e di volere e quindi emarginate. Nella prima serata è avvenuta la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo Michele Seccia, presso la parrocchia intitolata al Santo Educatore, unica al mondo,
e la benedizione della stele commemorativa del centenario sul sagrato della Chiesa. San Filippo, l'uomo, Don Filippo Smaldone, padre Filippo Smaldone, cosa ci ha lasciato in eredità? L'amore verso gli ultimi. E gli ultimi oggi qui in Italia sono in tanti, i sordi in vari tipi di sordità presenti qui in Italia, anche perché i sordi qui in Italia sono ben curati anche dalla società ed è stato un servizio realizzato sin dal 1885-84 con il riconoscimento anche da parte della Chiesa che i sordi potevano essere accolti in questo ambito di salvezza, e quindi questi pionieri educatori dei sordi li hanno portati sempre di più ad essere inclusi. Ecco, qui in Italia questo è avvenuto, mentre invece nelle nostre missioni, laddove il nostro padre fondatore sarebbe voluto andare, soprattutto in Asia, ecco, in Cina, e oggi noi quasi ci siamo in Indonesia, siamo in Filippine, siamo in Africa, noi lì ancora troviamo che coloro che sono disabili non sono considerati persone. Qual è il nostro lavoro? Quello che ci ha detto il nostro padre fondatore. Più che un lavoro, la nostra è una missione. Ci dedichiamo a riscattare la persona, a dare la dignità all'uomo. La nostra congregazione è presente e si allarga sempre di più nelle varie missioni all'estero, tuttavia la cosa più bella è che noi ci allarghiamo anche come famiglia laicale smaldoniana, e quindi i laici collaborano con noi in questa opera non tanto e soprattutto di educazione, di evangelizzazione, ma proprio di riscatto della persona, perché la persona è immagine e somiglianza di Dio. Il giorno seguente, presso le officine Cantelmo a Lecce, si è svolto l'incontro tematico Don Filippo e Lecce, azione reciproca di un bene sociale. Titolo scelto anche per l'opuscolo dedicato al santo diffuso in questa occasione. Dopo i saluti istituzionali sono intervenuti Monsignor Michele Seccia, San Filippo e la Chiesa in uscita. Hervé Antonio Cavallera, docente presso l'Università del Salento, con Don Filippo, pioniere dell'educazione dei sordi a Lecce. Suonires De Giorgi, la missione continua nel tempo. Dario Palma, avvocato e presidente ENAC Puglia, con E si apre alle nuove povertà. In chiusura Marcello Mazzotta, con La testimonianza di un sordo. I lavori sono stati coordinati da Salvatore Capone, presidente di Tempo Presente APS. San Filippo ha creato qualcosa di irripetibile e inimitabile, e appartiene di diritto a quelli che si chiamano i Santi della Carità, nel senso che ha dato veramente qualcosa di eccezionale. E ha capito, in realtà in un contesto storico estremamente difficile, quanto gli emarginati, messi da parte normalmente e abbandonati al loro destino, potessero essere recuperati e diventare una risorsa. Cioè, la grande idea di San Filippo non è soltanto quella del recupero da un punto di vista del linguaggio di queste persone, ma del loro reinserimento sociale, perché una società, affinché possa essere più sana, più giusta, più equa, ha bisogno della compartecipazione di tutti. E questo oggi più che mai è un discorso estremamente attuale che coinvolge tutti quanti. Da questo punto di vista io credo che San Filippo Smaldone è veramente un santo di estrema attualità, come tutti i santi in realtà, altrimenti, però ha una sua contemporaneità particolare che lo rende ripetibile. E bene fa Lecce a ricordarlo degnamente come uno dei suoi figli adottivi più bravi, più belli ci possono essere stati. Quello che la congregazione delle Salesiane dei Sacri Cuori sta realizzando è un progetto che oggi sembra scontato, ma che è partito quando c'era una mentalità, direi di quasi di emarginazione, di ogni forma di handicap, diciamo così. A maggior ragione forse con chi, pur vivendo in società, non ti sentiva e quindi non parlava o era troppo balbuziente.
ecco, un'attenzione particolare ad un gruppo particolare di persone. E questo poi ha portato San Filippo a spostarsi, perché voi sapete che era di origine napoletana, poi è arrivato a Lecce e qui ha trovato il terreno adatto per, come dire, mettere su il suo carisma. Per carisma si intende quella vocazione nella vocazione, e per San Filippo è stato quello della farsi, del prendersi cura degli audiolesi, come si chiamano oggi, dei sordomuti, e quindi creare luoghi di accoglienza, di formazione, che allora poteva essere proprio la formazione manuale, no? Una specie di arte e mestiere, ma anche la capacità del linguaggio dei segni. E noi che abbiamo l'onore di dover conservare la viva memoria di questa persona, di questo sacerdote, perché qui a Lecce ha realizzato il suo ministero sacerdotale, dobbiamo fare onore alla sua memoria. Al termine di un anno così ben organizzato dalle care suore salesiane dei Sacri Cuori, facciamo memoria di uno degli aspetti pubblici più belli della figura del nostro santo: il suo impatto sulla vita sociale della comunità. La santità del sacerdote si fonda su una inscindibile unità tra l'amore a Dio, sorgente di ogni attività, e l'amore al prossimo, frutto di ogni buona azione. Non possiamo tacere di fronte ai drammi dei diversi eventi di guerra che, nutriti dalla cultura dell'odio, si stanno pericolosamente moltiplicando. San Filippo ci spinga a guardare oltre i nostri confini e, con la testimonianza delle sue suore, ci sproni tutti a contribuire alla costruzione di un mondo a misura d'uomo, attento ai bisogni degli ultimi e premuroso verso ogni sofferenza. Nei giorni scorsi, presso il salone del chiostro dell'antico seminario arcivescovile di Piazza Duomo a Lecce, si sono tenuti i lavori della presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano, in via eccezionale nel capoluogo salentino. Infatti, era dal 1944, anno in cui è nata come organo esecutivo del Centro Sportivo Italiano, che la presidenza nazionale si riunisce di conseto a Roma. A dare il benvenuto e il via ai lavori di apertura l'arcivescovo Michele Seccia, insieme a Don Salvatore Scardino, assistente ecclesiastico diocesano del Centro Sportivo Italiano, che ha accolto tutti i membri della presidenza, ringraziandoli per aver onorato della scelta di celebrare eccezionalmente qui a Lecce la riunione della presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano. Innanzitutto siamo molto lieti di aver accolto a Lecce il Consiglio Nazionale del Centro Sportivo Italiano, che sarebbe l'espressione sportiva dell'azione cattolica, non nel senso dell'azione cattolica italiana come associazione, ma di un associazionismo cattolico che cura l'aspetto dello sport, quello ricreativo, perché, come dicevo poc'anzi, anche nella concorrenza, nel confrontarci, nell'esercitare e praticare i vari sport, abbiamo modo di affermare la nostra umanità. E poi, voi ormai accettate le battute del Vescovo, un compaesano di Mennea la dice lunga nel correre: auguri a tutti gli sportivi. Dopo il periodo del Covid stiamo cercando di entrare sempre più nelle nostre comunità parrocchiali. Il CSI è già presente nelle nostre comunità parrocchiali da tanto tempo, ma in maniera poco più incisiva e più giovanile. E il Consiglio nazionale in questi giorni è la prova tangibile che il CSI nazionale è vicino anche al nostro sud, è vicino a tanti giovani ed è vicino anche a tanti oratori che puntualmente e ogni anno svolgono attività del CSI. La Chiesa è vicina a tanti giovani, anche a tanti giovani lontani. Cerchiamo anche di
accogliere tutti coloro che attraverso lo sport vogliono testimoniare il Vangelo e soprattutto Gesù Cristo. A sposare l'invito del Comitato Provinciale di Lecce, il presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano, Vittorio Bosio, che ha ribadito come l'esperienza sul territorio, incontrandolo, valorizzandolo e ascoltandolo, possa portare più consapevolezza della realtà e offrire un maggiore stimolo. Lo stato di salute del CSI è ottimo, proprio in questi giorni le statistiche ci dicono che abbiamo superato di molto i tesserati e le società del pre-Covid, e questo è un grosso risultato perché vuol dire che nonostante quello che è successo siamo riusciti comunque a coinvolgere tanti ragazzi, tanti giovani, tanti adulti nelle attività del CSI. Venire a Lecce, perché venire a Lecce? Perché per il CSI il territorio conta tutto, e questo è un territorio, la Puglia, Lecce in particolare, un territorio in crescita che lavora tanto, che lavora bene, e la Presidenza nazionale viene a Lecce proprio per dimostrare tutta la riconoscenza che c'è nel confronti del Comitato, del Presidente Carlo Giuri, che è anche il mio Vicepresidente nazionale, insomma, per tutta una serie di ragioni il territorio ci sta particolarmente a cuore, e questa è la nostra dimostrazione. L'idea di ospitare i lavori a Lecce è nata dalla voglia di far conoscere il punto di partenza dal quale operano i vari comitati locali del Centro Sportivo Italiano, quello di Lecce in particolare. Un punto di partenza che deve fare spesso i conti con le poche risorse, la mancanza di strutture, un quadro tipico della periferia italiana, che tuttavia non ha mai scoraggiato i comitati locali, almeno non quello leccese, che ha fatto della sinergia con il territorio lo strumento per fare, nel piccolo, cose grandi. Così Marco Calogiuri, presidente del Centro Sportivo Italiano Lecce e vicepresidente nazionale. Continuare in quel percorso di liberare le energie sociali che sono insite in un'associazione come il Centro Sportivo Italiano, che è un'associazione di promozione sociale e un ente di promozione sportiva. Con questi due progetti abbiamo messo in cantiere un radicamento intorno a questo aspetto, a questo settore, proprio per coniugare la cultura dello sport all'educazione attraverso i libri e al recupero e al rispetto delle regole, ad esempio come l'iniziativa nella casa circondariale di Lecce. L'intero territorio della provincia di Lecce ha visto nel Centro Sportivo Italiano un punto di riferimento importante per la promozione dell'attività sportiva e formativa con numeri in continua crescita, e che hanno fatto balzare il comitato del capoluogo salentino al primo posto per numero di affiliate, ben 153 nel sud Italia. Numeri e qualità che confermano la vitalità del suo gruppo dirigente e la continua semina di legalità, rispetto, lealtà e sport.